Anticipazioni Beautiful. Domenica 26 gennaio 2020. Liam tiene ancora tra le braccia la piccola Phoebe, meravigliato per l'estrema somiglianza con Kelly. Hanno per davvero gli stessi occhi. Poi si sofferma a parlare di Hope. Ha reagito in maniera veramente tranquilla. D'un tratto la Logan si presenta dalla sorellastra. Steffi si scusa per il momento poco opportuno. Ha adottato la piccina quando lei ha perso Beth. Spiega che si è trattato di qualcosa di unico e di irrinunciabile e di molto importante per Kelly. Hope appoggia quella scelta e la invita a non sentirsi a disagio. Un vagito attira l'attenzione di tutti. Steffi invita Hope a conoscere la piccina. Hope istintivamente comincia a cullare Phoebe, riuscendo a instaurare con lei un legame molto speciale. Brooke e Ridge si confrontano sulla decisione di Hope. È andata Malibu a conoscere la nuova arrivata. Forse ciò la farà terribilmente soffrire? Taylor arriva proprio in quel momento, pronta a confrontarli. Viene messa al corrente della decisione presa della Logan e si dice molto sorpresa. Beth è morta poche settimane fa, sicuramente ritornerà a casa molto provata. Brooke non nasconde di averla spinta lei stessa a casa di Steffi. Quest'ultima, Hope e Liam avevano deciso fin da subito di dare priorità alle loro bambine, nonostante i litigi passati. La Logan poi chiede a Taylor come mai l'adozione sia avvenuta così in fretta. L'AIS spiega subito che una donna si è presentata da lei con l'intento di voler dare la propria figlia in adozione. E un dottore di sua conoscenza l'ha poi presentata a Steffi. Sicuramente se tutto ciò fosse avvenuto non in concomitanza con la dipartita di Beth sarebbe stato migliore, ma la Forrester non poteva sprecare un'occasione di tale portata.